Che nelle fight che magari con atleti che negli ultimi tempi hanno fatto poco
o nulla con McMorton, poco come referee, nel senso che ci aspettavamo un po' di più, però dargli chance anche in preview, soprattutto nel main show, è sempre importante. E poi un last man standing tra Dante e Esselle, insomma c'è davvero tantissima carta al fuoco, per non parlare dell'alliance tra Ben e Mike Emmett, e poi chiaramente il match valevole per il titolo WWF Salvation Show, insomma tantissimissima carne a fuoco. E poi abbiamo sentito settimana scorsa le parole di Mr. P che vuole affrontare in una 2 out of 3 false match Nicholson. Vedremo cosa risponderà, se ci aggiungerà qualche incentivo. Intanto andiamo al match, perché questo è un match valevole per il torneo. Magari sì, Slekon non potrà ormai più riuscire a essere tra i primi 4, però si marca, insomma, perché no? Beh, anche perché abbiamo un match molto importante tra David Johnson, e che è praticamente secondo in classifica, e Apocalypse, che è primo. Certo, Apocalypse ha vinto sempre, quindi potrebbe anche permettersi di perdere quest'oggi. Stefandrew e Martin Johnson sono probabilmente, Stefandrew è la seconda e Martin Johnson è sempre tra i secondi. Dunque attenzione a cui si marca intanto. Back chop, draw kick, va dalle corte e poi flying back chop ancora. Che bella combo quella di Andrew Symark, che lo rialza, ha un volo con il jumping clothesline, passando Slekon con il German suplex, ed ora va andare a paletto. Fenerbo smash, no! Completamente fuori misura qua, e qua Symark potrebbe approfittarli. Lo manda fuori? No, invece lo manda fuori. Strana idea quella di Andrew Symark. Slekon torna sul ring, ma Slekon, scusate, Symark torna sul ring, Slekon è furbo qua. Allora, backdrop di Mr. 24-7. Attenzione. Oh, che fa qui? Che fa qui? Che succede? Tentando un inverter suplex, ma è stato molto bravo qui Symark a buttarlo giù. E poi jump elbow drop di Andrew Symark. Match che non dura da molto. Oh, un F-break. Sì, non sarà un match lungo. Oh, Andrew Symark vuole chiudere. Spira al volo di Slekon, che manovra! Ma ci sono le corde! Ma qui Slekon si è addormentato! Doveva prevedere le corde! Enzur kick però! Ha già commesso in passato questo errore, attenzione, Slekon dal paletto, ma Symark è lì! Infatti lo intercetta! No, non intercetta! Orchestra! Bravo Slekon a difendersi in questa circostanza! Prova lo schieramento! Uno! Niente da fare. Oh, Fatebreaker in arrivo. No, no, Slekon rovescia il tutto. Ed ora tocca a lui. Vuole chiudere forse con la cutter, vuole chiudere con la sua nuova manovra, la cutter invece no, spin calf kick. Che bella mossa. E ora standing moonsault. Un ottimo Slekon, merita il vantaggio, merita la vittoria. Uno, due, no, soltanto due. Però per battere Symark ce ne vuole, Oh, drop salt! Mamma mia ragazzi! Symark qui se la sta rischiando molto. Attenzione! Slekon alle spalle! German suplex ancora! È il momento di chiudere per Slekon! È il momento di chiudere! Sarebbe clamoroso comunque, Uno, due, soltanto contro i due, c'è il kick out di Symark. Ora clincia. 3-2, bella inseguita qui, Rekinsanda, puntata 134, attenzione! Cobra claccio! Symark qui cede! Attenzione! No! Mamma mia, la determinazione di questo ragazzo! Incredibile! Se lo scrolla di dosso! Oh, attenzione, però ha negli occhi! Allora ne perde Symark, forse vuole andare a paletto, no! Ci ripensa! Allora lo intrappola in questa forbice, alla testa! E poi, oh, attenzione di nuovo, scorrettezza, e non ci credo, Explorer Suplex, no, 1, 2 e 3, non ci credo, Slekon va a trionfare e batte Symark, incredibile, non ha nulla da perdere, però oggi Slekon ha dimostrato che non meritava queste tre sconfitte di gira in questo torneo, sconfitte Symark, Niente male, grande vittoria, sarà meritata però. Certo, Symark lo trova molto bene anche lì. E sarà un bel match nel complesso. Qui vediamo il Fatebreaker, ma qui Symark si è un po' addormentato. Facebuster, grandissima reversal, la sua. E poi alla fine è arrivato l'Exploder Subex, la manovra che utilizzava tantissimo tempo fa. Slekon chiude questa
questa contesa con questa manovra. Grande vittoria Slekon, quindi una vittoria ma tre sconfitte. Probabilmente non so se resterà ultimo in classifica, ma comunque una vittoria che fa meno morale. Certo, non sarà 3-4, ma è sempre una vittoria. Ora andiamo, attenzione, a sentire le parole di un incozzo in risposta a quelle di Mr. P. Last week, Mr. P, the former king of WWEF, was knocked out. He was substituted by the new sovereign of this company and former TWF world champion. That's why we got a fight. At any cost, you are nothing else than a slave. It's like you depend on me. Just like John Branzo did when I suggested him to put your international title at Extreme Rules. In a no disqualification 2 out of 3 falls contest. Wow ragazzi, dunque annunciato come Nicholson e Mr. P si affronteranno ad Extreme Rules per il titolo internazionale in un no disqualification 2 out of 3 falls match, match che senza dubbio sarà una delle perle di questo evento di aprile. Iniziamo dunque questo secondo match del torneo, questo quarto round. Altri due match vedranno Martin Johnson contro Stefandrew e poi il main event David Johnson contro Apocalypse. Match che attendo con molta impazienza. Ovviamente settimana prossima vedremo le due semifinali, il 10 aprile, settimana prossima, le due semifinali che insomma ci diranno chi tra gli ultimi quattro, o meglio tra i primi quattro combattenti. Attenzione! Su Alexander, che però insomma ha subito poco, non era un Ernemor a tutti gli effetti, ma più un suplex verticale con caduta quasi a power slam, però non è l'Ernemor definitivo questo, insomma non è una modifica dell'Ernemor, però insomma subito l'Ernemor dimostra di avere delle qualità fisiche che Alexander ancora non ha, e infatti qua lo dimostra. Mamma mia ragazzi, che botta con questo bel suplex. Di nuovo salta Alexander, lo blocca con un toe kick, però lo prova
sbilanciare, niente da fare. È un Ernemor che sembra sempre trovare una